Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con il gruppo Facebook The Fashionist Girls. Come sapete, noi ogni mese facciamo un video insieme in collaborazione e il video di oggi è Testiamolo insieme review. Quindi facciamo la recensione di un prodotto che abbiamo provato, che abbiamo testato. Io oggi vi parlo di una crema. È una crema che mi è stata data in omaggio, infatti io ho solo il campioncino per il momento. È una crema della Collistar ed è la crema trasformista. Si chiama crema essenziale trasformista. Io sono rimasta molto incuriosita da subito da questa crema perché praticamente è un tipo di crema che voi potete utilizzare tranquillamente così com'è. Ma se volete potete andare a trasformarla per darle un effetto sempre diverso andando ad unire a questa crema degli ingredienti naturali. Quindi praticamente a me è stato dato questo campioncino con il cartoncino e c'erano tutte le istruzioni. Praticamente se voi andate ad aggiungere questa crema con l'olio d'oliva avrete un trattamento super nutriente. Se invece andate ad aggiungere alla crema lo yogurt, avrete un trattamento illuminante, se aggiungete del miele avrete un trattamento energizzante, se invece andate ad aggiungere dello zucchero potete avere uno scrub e se invece aggiungete il limone potrete avere un impacco purificante. Io le ho provate tutte tranne lo zucchero, perché lo scrub sulla mia pelle che è molto delicata ho deciso di non farlo, di non andare a fare questo esperimento, perché lo scrub quando io l'avevo provato mi aveva comunque irritato molto la pelle, quindi ho deciso che non lo farò più e quindi questa è l'unica, diciamo, l'unica ricetta, tra virgolette, se possiamo chiamarla ricetta, che io non ho provato. Ho provato quella con l'olio d'oliva, quindi super nutriente, l'ho provata sulle mani. Io ho pensato di provare questi trattamenti in parti diverse del corpo, quindi la parte, diciamo, super nutriente l'ho voluta utilizzare sulle mani, perché io ho le mani molto secche, ho l'arsura in inverno e quindi, insomma, ho deciso di aggiungere mezzo cucchiaio di olio, lo leggo perché mi sono scritta tutte le ricettine, tutte le combinazioni della crema, quindi mezzo cucchiaio di olio di oliva e mezzo cucchiaio di crema e sono andata a provarlo sulle mani per avere un trattamento nutriente e devo dire che la pelle è veramente morbidissima dopo l'applicazione della crema. Voglio farvi vedere una piccola dimostrazione del momento in cui ho utilizzato questa ricettina con l'olio d'oliva e sono andata ad applicare la crema sulle mani. Vi faccio vedere il trattamento super nutriente, quello che richiede l'aggiunta di mezzo cucchiaino di olio d'oliva a mezzo cucchiaino di crema. Quindi andiamo subito a provare. Questo ovviamente è il campioncino, quindi devo un pochino arrangiarmi. Comunque, questo è il mezzo cucchiaino di crema che vado ad inserire qua in questo contenitore. E poi vado ad aggiungere mezzo cucchiaino di olio d'oliva a questo composto. Comunque vado a mescolare. Questo è il composto, mescolo tutto. Questa è la crema mescolata a mezzo cucchiaino d'olio d'oliva, quindi mezzo cucchiaino di crema e mezzo cucchiaino di olio d'oliva. Adesso ne prendiamo un pochino e andiamo ad aggiungere sulla pelle delle mani, perché io questa crema nutriente la voglio comunque utilizzare sulle mani. Avete visto anche questo mini tutorial all'interno del video, tanto per farvi vedere proprio il momento in cui l'ho utilizzata in questo modo. Poi ho provato ad utilizzare la crema con lo yogurt, quindi ho fatto un trattamento illuminante. Per lo yogurt in particolare dovete mettere mezzo cucchiaino di crema e mezzo cucchiaino di yogurt e quindi avrete un effetto illuminante. Io in questo caso l'ho utilizzata sul viso. E effettivamente devo dire che dopo 2 o 3 giorni di applicazione mi vedevo il viso più luminoso. Non so se sono io che mi sono suggestionata, ma effettivamente il viso a me sembrava più luminoso. Mi sembrava che la pelle fosse più sana, che avesse un aspetto più vivace, non so come dirvi. Quindi è stato comunque un effetto che io effettivamente ho riscontrato. Poi ho provato ad utilizzarla con il miele, in questo caso le dosi sono mezzo cucchiaino di miele e un cucchiaino di crema,
e questo dovrebbe avere un effetto energizzante. In questo caso consigliano di fare proprio una maschera. Io ho fatto una maschera una sola volta e devo dire che avevo la pelle molto idratata, avevo la pelle nutrita. Ma non vi so dire se è stato davvero un effetto energizzante, perché la mia pelle era più idratata, era comunque morbida, nutrita, però a livello di energia della pelle, quindi si parla di energia della pelle, non mi sembra di aver notato troppe differenze, però comunque mi ha lasciato la pelle morbida e nutrita, quindi sicuramente è stata una buona combinazione anche quella con il miele. Lo scrub è quello che io non ho provato, però se volete potete mettere un cucchiaino di questa crema e 2 cucchiaini di zucchero. Poi l'impacco purificante io l'ho provato una volta alla sera prima di andare a dormire e ho messo un cucchiaino di limone e un cucchiaino di crema. E l'impacco purificante effettivamente l'ho notato non tanto immediatamente dopo l'applicazione, ma dopo un paio di giorni dall'applicazione, perché avevo qualche piccolo brufolino, qualche piccolo punto nero che effettivamente sono migliorati. Quindi l'andamento, diciamo, di questi brufolini che avevo, di questi piccoli punti neri, è un pochino migliorato. Quindi non so se sia stato davvero l'effetto della crema o se magari il fatto che sono passati 2 giorni, quindi magari sarebbero migliorati lo stesso. Però in ogni caso, in tutti i suoi utilizzi ho sempre avuto la pelle morbida, nutrita, la pelle comunque molto più vitale e sicuramente mi sono trovata molto bene. Quindi l'effetto che questa crema unita agli ingredienti naturali va a dare al mio tipo di pelle, comunque è un effetto che mi piace tantissimo ed è una crema che io sicuramente vorrei avere in casa, vorrei andare a ricomprare. Inoltre si possono anche aggiungere altri ingredienti naturali e sul sito di Collistar, sul sito, non sul sito, scusate, sul canale YouTube di Collistar potete trovare delle altre ricette con degli altri ingredienti naturali. Mi sembra di averne vista una con il caffè, ma non l'ho provata, anche perché io avevo solo un campioncino, quindi sono riuscita a farci stare dentro tutte queste piccole ricette perché comunque il campioncino era abbastanza lungo, adesso voi lo vedete piegato, però era abbastanza lungo, quindi con un cucchiaino, mezzo cucchiaino, comunque sono riuscita a provare tutte queste combinazioni e me ne è rimasta ancora un pochino, quindi sicuramente con un campioncino riuscite a provarla. Però quella col caffè in realtà poi non l'ho provata. Io vi lascio nell'info box il canale di Collistar, perché su quel canale potete trovare appunto tutte le ricette con tutte le dosi precise. L'unica cosa è che dovete andarvi a cercare un po' i video sparsi qua e là perché non li hanno inseriti all'interno di una playlist, quindi io sono diventata un po' matta per cercarli tutti perché appunto non essendo stati inseriti nella playlist, li ho dovuti cercare tra altri video e ce ne sono tanti, quindi insomma, mi sono un po' persa, però alla fine ce l'ho fatta, li ho trovati tutti. Io vi lascio in info box, come vi dicevo, il canale e poi vi lascio anche la descrizione precisa di tutte le combinazioni. Quindi vi lascio le dosi per andare a creare tutte le combinazioni e vi dirò, vi scriverò nell'info box quali sono tutti gli effetti che voi potete andare a ottenere combinando la crema con quel tipo di ingrediente. Quindi, insomma, cerco di aiutarvi il più possibile in questo modo lasciandovi tutto scritto. Ovviamente, questa è una crema che io vi potrei consigliare, mi sentirei di consigliarvi, ma tenete presente che il prezzo è abbastanza elevato perché costa 37 euro. Quindi è una crema comunque, diciamo che ha il suo prezzo e secondo me, da quello che io ho potuto provare, ne potrebbe valere la pena. Mi sono veramente trovata bene e devo dire che questa crema con tutti questi effetti diversi, tutti raggruppati in un unico prodotto, mi sembra veramente una buona cosa, una cosa che comunque a me personalmente è piaciuta. Io ovviamente vi do questi consigli, vi faccio questa recensione positiva, ma tenete sempre presente che io l'ho provata sulla mia pelle, l'ho provata solo io, non l'ho fatta provare a nessun altro che conosco, quindi è una recensione basata solo ed esclusivamente sul mio tipo di pelle. Quindi non è detto che poi il vostro tipo di pelle risponda allo stesso modo. Però io sul mio tipo di pelle, che è un tipo di pelle molto secca,
mi sono trovata veramente benissimo. Quindi, insomma, il mio consiglio è di provarla. Comunque, se non volete spendere i 37 euro, magari fatevi dare un campioncino comunque di questa crema, perché veramente secondo me è ottima. Si chiama Crema Essenziale Trasformista di Collistar. Quindi, se la volete, magari può darsi che ci sia qualche farmacia nella vostra zona che ha il campioncino e può farvela provare. Perché sicuramente ne vale la pena, secondo me, anche di spendere quella cifra, però è una cosa che io non posso fare in questo momento. Però più avanti magari sì, perché la ritengo una buona crema, un prodotto molto molto valido. Io mi fermo con questo video, vi ricordo di andare a vedere anche i canali delle altre ragazze, trovate tutto in info box, quindi anche i video che hanno fatto le altre ragazze, perché ognuna di noi ha fatto la recensione su un prodotto diverso, quindi potete andare a vedere anche altri prodotti che magari vi interessano, vi piacciono e decidete di provare. Quindi vi lascio, come vi dicevo, tutto scritto nell'info box. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale e se vi fa piacere, di iscrivervi, di lasciare un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.